Va bene, che dire altro? Passo la linea Passo la linea, siamo alla in più amata dagli italiani. No, io no, io aggiungerei, visto che tu insomma ne hai citati alcuni, effettivamente questa è un'opera, è un musical corale, cioè penso che il pubblico rimarrà veramente molto colpito dalla temperatura e dalla bravura di tutto il cast, perché abbiamo veramente un cast di cantanti, attori, ballerini di grandissima qualità. E è un musical a tutti gli effetti, un musical corale, in cui i personaggi non solo sono contorno, ma sono parte importante della storia. Per cui insomma il pubblico sicuramente rimarrà molto, molto impressionato dal grande talento. Io non dovrei dirlo, ma lo spettacolo è bellissimo. Cioè, lo so che non bisognerebbe dirlo, però io ve lo dico lo stesso, è proprio bello, cioè è bello È farlo, come quando noi lo si chiamano i... possiamo dire perché insomma stiamo Sì, facendo bisogna dirlo. dei filati e secondo me quando è così bisogna anche dirlo senza averne paure. È uno spettacolo molto, molto bello perché è uno spettacolo più maturo rispetto a Rapunzel. Sì, Io mi questo è permetto di dire che importante è una dirlo, fiaba sì. per bambini, sicuramente i bambini si divertiranno moltissimo perché ci sono tutti gli elementi della fiaba, c'è la magia, ci sono gli effetti speciali, ci sono personaggi di cui innamorarsi, insomma, perché alcuni personaggi sono veramente costruiti per i bambini, aggiungerei anche per il pubblico anche dei bambini maschietti, perché Rapunzel era molto dedicato alle principesse, no? Anche Tant'è che perché avevamo è il vero, teatro spesso pieno di bambine che venivano è vero. vestite da Rapunzel. Questo invece è uno spettacolo che secondo me piacerà molto anche ai maschietti, ma soprattutto uno spettacolo più maturo che accontenterà moltissimo anche il pubblico più adulto, perché suo malgrado Maurizio comunque ha fatto una commedia musicale, un musical che è a tutte musiche sicuramente originali, molto da musical, ma c'è comunque sotto un sapore, un omaggio al mondo dell'opera, che poi insomma è anche un omaggio alla nostra cultura, alla tanta bellezza, no? Quindi credo anche con estrema umiltà, insomma, con molta delicatezza, che il pubblico più adulto questo lo possa recepire. E quindi io insomma dal mio punto di vista posso dire solo che sono veramente felicissima di far parte ancora una volta di un'esperienza così e di un esperimento così bello, tutto italiano, e credo insomma che soprattutto voi dobbiate ribadirlo in una maniera molto chiara, no? In un paese in cui spesso, quasi sempre, vengono importati prodotti dall'estero perché non si vuole rischiare, insomma questa è la seconda volta che si rischia con un titolo tutto nuovo, questa volta poi un titolo tutto nuovo che però in qualche modo fa un omaggio a qualcosa che fa proprio parte della nostra storia. Se poi non sbaglio, la prima rappresentazione, l'anno scorso si sono festeggiati 90-91 anni dalla prima rappresentazione di Turandot, con la direzione sì, di Toscanini, forse il 26-27, credo, insomma, adesso non vorrei dire, c'è anche nel testo, guarda che tu l'hai visto, anche nel l'ho testo scritto. della scena iniziale, vedi che non te lo ricordi, vedi, non sei stato attento. E quindi insomma noi non vediamo l'ora di debuttare, anche se insomma lo spettacolo ancora lo stiamo allestendo, ricordiamoci insomma che come dire, sono spettacoli molto impegnativi, noi li facciamo con il grande talento, con la grande professionalità di tutti, ma con dei tempi che non sono sicuramente i tempi di Broadway, insomma, quindi a maggior ragione siamo Sì, bravissimi. loro ci mettono un anno e noi ci mettiamo un mese. 1 a 10 siamo, però stavolta non in tutto, cioè siamo Siamo più bravi dei cinesi. dei cinesi sicuramente. Ma vedete, tutta questa positività che ha Lorella, ce la porta in sala prove, per No, quello dai, è non è più bello. bellissimo. No, io me la porto, ma insomma non è che manchi la positività. No, è vero, però... No, però devo dire, secondo me siamo entusiasti. Questo secondo me bisogna dirlo senza avere paura, no? No, E poi per bisogna dire... carità, il successo di uno spettacolo è dovuto no, a tanti fattori, però il fatto stesso che noi ci emozioniamo, che ci piace proprio metterlo in scena, e dalle poche persone che sono venute, amici, amici anche che però parlano insomma in maniera molto chiara e hanno visto i primi filati, come dire, insomma, i primi Le risultati, i primi impressioni sono test buone. sono molto molto positivi, per cui insomma noi siamo molto ottimisti, questo va detto, Sì, no? poi Lo chi non lo vedete spettacolo è possiamo uno dire. spettacolo È che vale la bellissimo. pena, il personaggio poi che ve lo dico a fare, insomma Turandot è un personaggio affascinante da morire, perché insomma rispetto alla strega Goethe, che era una strega per eccellenza, insomma poi ce ne abbiamo tre, insomma c'erano delle voci strepitose, tra l'altro bravissime. Turandot è un personaggio che ha questa bipolarità, no? Perché insomma non bisogna dimenticare che questa
questo fatto che lei sia così algida, sia così fredda e anche così cinica dipende da un incantesimo, per cui insomma rendere questo personaggio con questi due volti, no? La parte più algida ma anche la parte romantica è molto stimolante e anche molto complesso, non lo nascondo, ma veramente eccitante. Detto questo, insomma, posso anche passare la parola al mio Calaf, che fra l'altro rincontro con grande piacere, perché insomma noi abbiamo debuttato con Gris, lui faceva il mitico Roger nello spettacolo, e poi ci siamo rincontrati nel Pianeta Proibito, dove non so per quale motivo facesse mio padre, ma insomma lo sapeva fare molto bene, adesso fa il mio pretendente, al quale non taglierò la testa perché sarà capace di domarmi. Al Re del Fuoco, questo personaggio Calaf, che è questo acronimo di calore, amore, fuoco. Ed è bella trovata questa, calore, amore, fuoco. Calaf, non dovevamo dirlo. Come non dovevamo dirlo? Hai svelato la neve, il ghiaccio, tutti gli effetti speciali. No, invece non dovevamo dirlo perché fa più interesse dire non dovevamo dirlo. No, è bellissimo perché questo gioco di non dobbiamo dirlo. Calaf è il nome vero del personaggio della Turandot, Calaf, e per me è diventato calore, amore, fuoco. È geniale sta roba, scrivendolo. Se lo dice da scrivere. Sono geniale, vero? Ma questa è proprio anche l'impostazione in sala prova, la cosa meravigliosa di lavorare, abbiamo detto prima con Lorella ma anche con Maurizio, è proprio questo clima giocoso, divertente. Con Maurizio ho avuto la fortuna di fare Peter Pan, non il ruolo di Peter Pan ma di Capitano Uncino, e quindi la stessa impostazione è stata messa anche qui all'interno di questa produzione, ed è veramente molto divertente lavorare con lui, lavorare con Lorella e con tutti gli altri, quelli della compagnia. E il ruolo di Calaf è un ruolo molto interessante, questo personaggio shakespeariano rubato a Shakespeare e scaraventato in questo mondo orientale, e infatti è molto diverso da tutti gli altri personaggi. Arriva sto tizio che nella postura e nel costume di questo principe, poi Maurizio invece gli ha voluto dare un'impronta molto più morbida, sì. Quindi ha voluto ammorbidirlo un po', renderlo un po' più ragazzaccio, più monello. E parte questo gioco di conquiste con la meravigliosa principessa, e però è questo, vabbè, come diceva prima Maurizio, lui non contento di questi enigmi risolti, vuole mettere a dura prova anche lui la meravigliosa principessa. Poi il resto non lo svegliamo, perché che cosa succederà? È una fiaba e le fiabe finiscono sempre col lieto fine, questo è ovvio. Ma prima di arrivare a questo lieto fine, questo Calaf deve farsene di corse, Rita Vivano, coreografa, che mi fa correre a destra e a sinistra su tutto il palcoscenico, che è enorme, meraviglioso, uno spazio stupendo. E che altro dire? Niente, io sono molto contento. Prima Lorella ha detto questo incontro, sono tre, cioè non c'è due senza tre, questo è il terzo incontro con lei, da quando facevo Mostravo sai il culo in crisi. Mi ritrovo, dopo aver fatto il papà in questo spettacolo anche molto bello, particolare, che è il Pianeta Proibito, con la regia Tomasini, a fare il suo partner di scena, ed è per me un grande onore ed onore, perché è bellissimo incontrarla. E invece con Maurizio, con Alessandro e con altri del cast creativo invece un continuum, perché da Peter Pan siamo poi arrivati da capitano, sono stato promosso a principe. Il passo non è breve, grazie. Nel frattempo sono arrivati a Donato Mano, che è Pong o Pang, lo vedete, che, pensate, l'ho scelto, a parte che è bravissimo, però perché lui ha una caratteristica particolare, lui canta da soprano, pensate, no, non è che ci fai sentire solo un vocalizzo, impressione. È bravissimo, per cui queste sono le voci, abbiamo delle voci pazzesche nello spettacolo, siamo andati veramente a fare una ricerca sulle voci incredibile. Lui, quando l'ho visto che cantava da soprano, ha detto vieni qua, tu devi fare la principessa di ghiaccio. Poi è arrivata Lorella e gli ha preso il posto. Va bene, è arrivato anche il principe di Persia, Flavio, sì, l'ho visto, ecco lì, che fa la prima parte, lui giustamente fa 5 minuti di spettacolo, poi gli tagliano la testa. No, in scena tutto lo spettacolo, però fa una parte un po' così che viene decapitato.
Che dire, no, io volevo aspettare una parola. Qua abbiamo i due musicisti che non sembra, ma comporre le musiche di un musical è difficilissimo, perché in realtà noi in Italia siamo molto abituati a fare i format esteri, no? Da partire da Adesso c'è in giro Febbre, Sato Sera, Rise, Sister Act, tanti. Fare musical originale, ormai se ne fanno, difficile farlo, cioè, o meglio, magari li fanno in tanti, ma è difficile poi avere la possibilità di trovare un produttore come Alessandro che ci crede e che li mette in scena. È una sfida molto più ardua ed è tutto più complicato. Chiaramente la squadra messa in campo, questa è quella di Rapunzel, per cui è già un po' più una garanzia, e loro, devo dire, Davide Magnabosco, Alex Procacci e adesso non c'è Paolo Barilari, è un trio che ho messo insieme perché hanno caratteristiche diverse sul comporre le canzoni. Davide è più un maestro, un classico, per cui era d'obbligo averlo qua in questo spettacolo che richiamava un po' comunque un riferimento a Puccini, c'era questo riferimento. Alex è molto soul, molto blues, molto americano come sonorità, così, e Paolo invece ha il dono della melodia nelle canzoni all'italiana, per cui messi insieme a volte vengono fuori delle cose molto belle. Poi adesso chi lascio la parola? Prima le coreografie, quello più a Rita, dai, le coreografie, dai. Rita Pivano. Funziona. Vabbè, che dire, come al solito all'interno di un musical poi le coreografie devono seguire un po' il racconto che si fa con la recitazione e con i pezzi cantati, quindi insieme con Maurizio abbiamo cercato dei punti di incontro, ci siamo inventati un po' di cose, qualcosa siamo riusciti a fare, qualcosa non c'è riuscita per vari problemi tecnici, però insomma speriamo di portare a casa un bel risultato. Ragazzi, è arrivato anche Jonathan Guerrero, l'unico originale. Vieni, fatti vedere. Ecco, guardate, siccome lo spettacolo è ambientato in Cina, no? Nell'antica Cina, non ha un periodo preciso. Io dico sempre nell'anno 1000, però in realtà non c'è un periodo, è molto fantastico, una fiaba per me, per cui l'abbiamo trasformato. E io, quando l'ho visto all'audizione, ho fatto finta di niente, però ho detto, io lui per forza lo voglio. Non sa far niente, lui in realtà vende i gelati. No, scherzo. Invece è fortissimo. Allora, fai sentire soltanto il timbro vocale. Fai. Lui è così, è un robot, cioè, ha fatto sentire il timbro. No, però facciamo alzare ping pong pang tutti insieme, così si vede anche il trio. Ping pong e pang. Anche perché, francamente... Ecco, loro sono ping pong pasta. Solo per farvi sentire lui. Lui lo sto prendendo come esempio nella postura. Io cerco di far fare a tutti i cinesi con le mani giunte, veramente, ma nessuno ci riesce. Dico, prendete esempio da lui, perché lui, guardate, è naturale. Fateli gli altri due, sembrano finti, vedete? Invece lui in mezzo è vero. È pazzesca sta cosa qua. Non riesco a capire perché. È la postura, sarà l'intenzione. Fate l'accenno di che giri da manina. Dai, un pezzettino. Pezzettino. Per la prima. No, ma solo un pezzettino, perché è quella che sanno meno, per quello gliela sto facendo qua apposta. Cioè, vai, solo un attacco. E gelida manina, se la lasci riscaldar, percar che giova, al buio non si trova. Che gelida manina, se la lasci riscaldar. Basta, stop. Okay. Era solo per Giancarlo Teodori, un personaggio che ci fa ridere in sala prova. Lui è così normale, non mi sta facendo posto. Sedetevi. Grazie ragazzi. Io li ho soprannominati qui qua. Volevamo Pippo a passo, non ci di qui qua. La banda Bassotti sembrano, perché litigano tra di loro. Sembrano tre comari. Va bene, io volevo solo dire Alessandro Chitti, che lo vedete, che ha fatto le scene di Rapunzel, e adesso qui ha fatto queste scene, ma salvi da cinque, premiato con l'Oscar, ragazzi, Rapunzel ha preso un sacco di Oscar, e tranne il mio. Vai, passo. Salve. Allora, per quanto riguarda le scene, dire, è stato ardua la scelta e l'orientamento da prendere. Perché Turandot, così, è un mito fatto 3000 volte in teatro, da piccolo a grande, dalla Scala ai grandi palcoscenici, e però, come dire, anche se noi facevamo un musical, che, come dire questa cosa di Turandot c'era sempre dietro, c'era sempre questo fantasma
che orecchiava, insomma, che girava. Quindi, come dire, la scelta è stata una scelta di uno stile molto sull'eleganza, diciamo. Siamo andati sull'eleganza, abbiamo creato una scatola magica dove succedono un sacco di cose, che vive soprattutto molto con le proiezioni, anche con dei giochi di proiezione, elementi che entrano e escono, insomma, per creare sempre questa atmosfera poi della fiaba. Basta, spero che riusciremo nell'intento e che alla fine, come dire, il risultato premi anche questa scelta, diciamo. Mi sembra che non devo dire altro, non so. Considerate che lui è così perché ha fatto tutta la notte in piedi, no? Stanno montando, per cui lo so, giustifichiamo.